taglio del nastro questa mattina per la 35esima edizione del SIGEP, 150.000 visitatori attesi provenienti da 140 paesi. Ma il vero protagonista di oggi è stato Buddy, il re delle torte, proveniente direttamente dagli Stati Uniti, che come una vera star si è fatta attendere dai suoi fan per più di 2 ore. Noi siamo arrivati stamattina sulle 10:30, abbiamo fatto il giro per la fiera e poi a mezzogiorno siamo venuti qui, abbiamo visto che c'era un po' di movimento, cioè ci siamo ricordati che veniva Buddy, però sono le 2, speriamo arrivi, alla svelta anche. Lei è qui per Buddy? Sì, però il fans è mia moglie, io non sono fans proprio di Buddy. Ed è molto che aspettate? Saranno quasi 1 ora e mezzo. Non è un po' troppo secondo lei? Cioè, i divi si fanno aspettare. Tempo speso bene questo? Ma insomma, mi sono ormai stufata, comincio a stufarmi perché avevano detto che arrivava da mezzogiorno, sono le 2. Ma i cupcake le piacciono, li ha messi già? Certo, li faccio anche, sì. Piccola pasticceria, non da boss, però sì. Abbiamo voluto portare questo grande artista, che è un siciliano, e trapiantato in America, per farlo conoscere di persona a tutte le persone che lo amano. Adesso in televisione, se te guardi, giri la TV, cucina la pasticceria e che chiede sani. È un'onda che durerà non si sa quando, però bisogna cavalcarla e noi siamo qui per cavalcarla. Come è arrivata in possesso di questa maglietta di Carlos? È stata regalata da mia figlia che ha fatto viaggio di nozze in America. Ed è andata apposta nel negozio di Buddy? Esatto, ha portato a casa anche biscotti. E com'erano? Dolci. Troppo dolci, comunque erano buoni. Come mai sei qui? Per vedere Buddy, perché mi piacciono i suoi dolci, sono belli e molto buoni. Li hai assaggiati? No. Volevo vedere Buddy. Ma chi è Buddy? Un grandissimo pasticciere. Siamo molto suoi telespettatori affezionati al programma, sì. Anche il signore? Sono il marito, sì. Guarda lei, guardo anch'io.